successo il problema dei tre del gol e quindi sono azzerati i vertici del Catania. È stata affidata la società a diciamo, Pippo Bonanno per quanto riguardava l'aspetto tecnico, poi a livello amministrativo abbiamo messo un manager nostro del gruppo a fare l'amministratore. Poi è iniziato il campionato, le cose sono andate avanti in un certo modo. Poi è successa quella ulteriore cosa a me, quella che riguarda la compagnia aerea a gennaio, fine gennaio. Quindi io non ero, diciamo, non mi potevo muovere, non ero molto, non mi potevo muovere perché ero a casa praticamente. Quindi vedevo le cose scorrere, ma non potevo intervenire come forse avrei voluto. Poi un giorno mi rendevo conto che le cose non andavano bene, mi rendevo perfettamente conto che noi non saremmo andati da nessuna parte, perché nonostante lo sforzo economico che la proprietà, cioè il gruppo, cioè io, abbiamo fatto in questi anni, noi abbiamo, ripeto, messo parecchi milioni di euro in questi anni di Serie C, non basta se non c'è poi la capacità di poter gestire queste risorse, di poter fare fronte a tutto. Non basta soltanto mettere le risorse economiche, ci vuole anche un lavoro particolare che non, io mi rendevo perfettamente conto che loro non riuscivano a fare, non erano tagliati per farlo, non erano adeguati. Un giorno l'avvocato mi dice che aveva incontrato l'avvocato del direttore, mi sembra Padre Passanisi, come si chiama? Passanisi, che c'era la possibilità di poter incontrare Pietro Lo Monaco. Io per poterlo incontrare dovevo chiedere l'autorizzazione al giudice, non poteva venire lui a casa mia liberamente. Io mi sono preso qualche giorno di tempo, ma io gli avrei risposto subito, fallo venire, cioè chiedi subito l'autorizzazione e fallo venire a paese. E poi così è stato, abbiamo chiesto l'autorizzazione, il direttore è venuto a casa mia, credo che abbiamo parlato del passato, sì e no, 5 minuti, non di più. Perché se non la ammazzare. Poi ci siamo assolutamente. È come se il tempo fra me e lui, almeno per quanto mi riguarda, si fosse fermato, no? A 4 anni fa e poi è ripreso. Cioè, quindi non abbiamo mai avuto modo di poter parlare delle cose che erano accadute tra di noi, cioè erano tutte cose superate. E da là poi è partita questa nuova storia che oggi, diciamo, ci vedeva moribondi in quel momento. Ripeto, nonostante le risorse messe e tutto il resto, e oggi grazie al lavoro fatto dal direttore, e questo è sotto gli occhi di tutti, grazie alle risorse che il gruppo ha messo, siamo in una situazione di poter dire, di poter guardare al futuro con un certo ottimismo. Un errore può capitare a tutti, il mio è stato abbastanza grosso e ha coinvolto anche tante persone, cioè io oggi non vi nascondo che è proprio disagio andare allo stadio, nonostante io posso andare allo stadio perché mi è stato tolto il DASPO, io non vado perché è proprio disagio a incontrare le persone, perché so che io ho fatto male e quindi è una cosa che comunque mi porto dentro, non è una cosa che ho superato. Questo, diciamo, lo voglio dire. Se le mie condizioni giudiziarie me lo consentiranno, perché ripeto, non è solo la questione della squalifica, io spero un giorno di poter ritornare a fare il presidente del Catania, in qualsiasi categoria, spero che sia la Serie A, ma quella è la mia ambizione. Mi ricordo perfettamente che subito dopo i treni del gol ho fatto la voluntary disclosure, io avevo delle, quando ne possiamo parlare perché sono delle cose pubbliche, quindi non sto dicendo nulla di. Io avevo delle risorse all'estero e la prima cosa che ho fatto perché in quel periodo si poteva fare, era aperto il cosiddetto condono, e sono andato all'estero, ho preso gran parte dei miei soldi che avevo là, li ho portati a Catania per poter permettere a Catania di iscriversi. Cioè è stata l'avvio di un percorso di riscatto, se così vogliamo dire, che non era però semplice, è stato molto molto complicato. Ora noi lo abbiamo, diciamo così, un po' abbreviato perché sennò se ne potrebbero raccontare tante. È stato molto molto lungo, però la volontà c'è stata fin dal primo giorno, dall'indomani che è successa questa cosa.
Non c'è stato un momento in cui magari anche solo da destra io getto la spugna? No, io sapevo, allora, ho detto poco fa all'inizio, no? C'erano due cose che, che nella conferenza stampa di 2 anni fa erano chiare: la volontà di vendere il Catania, la volontà di farlo restare in vita. Quindi io comunque dovevo lavorare per farlo restare in vita. Se poi nel frattempo c'era l'acquirente, quello, diciamo, è un discorso che andava, si sarebbe fatto sicuramente. Ma io il futuro lo immagino Catania, il nostro Catania, cioè quello che piano piano deve andare in Serie B e poi deve andare in Serie A. Questa, diciamo, è l'idea che ho io. E solo a quel punto credo che in parte mi posso dire di essermi un po' riscattato, ma solo in parte, perché rimarrà sempre l'errore che ho fatto e le sofferenze che ho dato a tantissimi tifosi. Quindi, diciamo, la mia idea è quella là, chiaramente di questo è il sogno, poi ci sono i fatti sono la realtà che oggi ci porta a giocare nei campi di Serie C e che dobbiamo, attraverso sofferenze, vincere, cercare di andare in B e poi fare il passaggio verso la Serie A. Questo è il percorso che io immagino per il Catania del futuro.